Salve a tutti, riprendiamo di nuovo le nostre letture con degli argomenti inerenti alla preghiera, o meglio all'importanza della preghiera, in questo particolare del Santo Rosario. Ecco i segreti del Rosario rivelati addirittura dal diavolo in persona. Facciamoci alcune domande inerenti. Quali sono questi segreti legati alla potenza del rosario che perfino il demonio si scomoda a confessare? Ce lo svelano i grandi della Chiesa, che hanno sperimentato la sua efficacia e addirittura il diavolo, che ne ha il terrore. Sebbene in molti abbiamo sperimentato la potenza del rosario, tutti dovrebbero sapere la potenza di questa preghiera per l'intervento di Dio e della Madonna nella nostra vita. Il rosario è il modo per mettersi a riparo sotto la materna protezione di Maria Santissima, che può così guidarci perfettamente. Cosa dicono i santi sul rosario? Si narra ad esempio che San Pio da Pietralcina, vedendo un suo figlio spirituale, un giorno gli disse: «Guaglio, prendimi l'arma dentro il taschino». Il giovane a quel punto si avvicinò, estrasse un rosario dalla tasca della giacca di Padre Pio ed esclamò: «Padre, qui c'è solo un rosario, quale arma devo prendere?» Padre Pio rispose: «Guaglio, quella è l'arma». Ma sono tantissime le dichiarazioni dei santi sull'efficacia del rosario, che ci incoraggiano a perseverare nel recitarlo ogni giorno con fedeltà. Ecco qui alcune citazioni. Il rosario è una lunga catena che lega il cielo alla terra. Con il rosario si può ottenere tutto. Santa Teresa di Lisieux. Aggrappatevi al rosario come l'edera si attacca all'albero, perché senza la Vergine non possiamo reggerci in piedi. Madre Teresa di Calcutta. Il rosario è la dolce catena che ci rannoda a Dio. Beato Bartolo Longo. Il rosario è il compendio di tutto quanto il Vangelo. Papa Pio XII. Recitare il rosario è porre, come Maria, Gesù nel proprio cuore. Papa Benedetto XVI. Il rosario è la mia preghiera prediletta, preghiera meravigliosa, meravigliosa nella sua semplicità. Papa Giovanni Paolo II. Il rosario è un incontro quotidiano al quale io e la Madonna non manchiamo. Papa Giovanni Paolo II. E ancora, amate la Madonna e fatela amare. Recitate sempre il rosario. Padre Pio. I santi incoraggiano a pregare il rosario. Dire il rosario è un modo molto utile di pregare, purché tu sappia dirlo. Per questo devi avere qualche libretto che te lo insegni. San Francesco di Sales. E ancora leggiamo. Il rosario è preghiera eccellente nei confronti della quale, però, il fedele deve sentirsi serenamente libero, sollecitato a recitarlo, in composta tranquillità, data la sua intrinseca bellezza. Papa Paolo VI. Non c'è nessun problema, non importa quanto difficile, che non possiamo risolvere con il Santo Rosario. Suor Lucia di Fatima. Se cerchi la salvezza, propaga il rosario. Chi propaga il rosario è salvo. Beato Bartolo Longo. Il rosario è una contemplazione dei misteri di Cristo con il cuore della Madre. Papa Giovanni Paolo II. Il Santo Rosario è un'arma potente. Impiegala con fiducia e ti meraviglierai del risultato. San José María Escrivá de Balaguer. Rimandi sempre il rosario a più tardi e finisci per ometterlo a motivo del sonno. Se non disponi di altri momenti, recitalo per la strada. San José María Escrivá de Balaguer. Il rosario
dall'inizio del 1958 mi sono impegnato di recitare devotamente tutto intero, è divenuto esercizio di continuata meditazione e di contemplazione tranquilla e quotidiana, che tiene aperto il mio spirito sul campo vastissimo del mio magistero e ministero di pastore massimo della Chiesa e di Padre universale delle anime. Papa Giovanni XXIII, il rosario e la bancarotta del diavolo, Don Bosco. Adesso leggiamo un testo inerente al diavolo. Persino il diavolo ammette la potenza del rosario. Leggiamo dunque questi scritti. Addirittura il maligno stesso durante un esorcismo avrebbe rivelato la potenza del rosario e i suoi effetti devastanti su di lui. Ogni Ave Maria del Santo Rosario detta col cuore è una bastonata sulla mia testa. Ricordiamo che il diavolo, sotto esorcismo del sacerdote, è costretto a dire la verità al ministro, che opera in nome di Gesù e di tutta la Chiesa intera. Sempre il diavolo ha aggiunto che le litanie sono insopportabili, perché lodano colei che è la più umile, che Dio ha innalzato e reso onnipotente per grazia. Il demonio proprio non può sopportare che una creatura come lui siano stati donati simili privilegi. Questo ci dà ulteriormente modo di capire la potenza della preghiera del rosario e i suoi buoni effetti, e perché sia così tanto raccomandata dalla Vergine Maria e dai grandi santi. Al contempo temuta dal maligno, che ne viene sopraffatto e contro cui non può nulla. I santi maestri di vita cristiana ci hanno indicato la via per la santità e per sconfiggere il male. E questa via è costellata dalle rose che dedichiamo alla Madonna ogni volta che recitiamo un'Ave Maria. Ciò che abbiamo appreso possa essere da sprono per iniziare a recitare il Santo Rosario con una nuova consapevolezza, che possa divenire per noi una pratica abituale. E allora vedremo compiersi miracoli nella nostra vita. Concluderei con una preghiera. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.